Eccolo stivo domani ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un'altra video insieme in cui dobbiamo andare ad affrontare argomenti molto importanti e spinosi, anche di calciomercato, perché come avete visto sono ritornate le stivellate, perché comunque si sta muovendo qualcosa in ambito di mercato, eventualmente anche se la Juventus dovesse approdare tra le prime quattro, vince l'Europa League, quindi molti giocatori stanno sentendo i dirigenti bianconeri e si stanno guardando attorno anche dalle loro squadre, così come i nostri giocatori stanno cercando di andare altrove qualora ci fossero cattive acque. Quindi si parlerà di Pau Torres assolutamente, con delle conferme anche di Fabrizio Romano, e la possibile cessione di Vlahovic con magari qualche offerta rinunciabile tra i 60 e i 70 milioni, e poi di Maria Rabiot, destini comunque simili, perché appunto se la Juve non dovesse andare nelle coppe, si cambierebbe tantissimo la rotta e la direzione di questi due grandi giocatori che in questo momento forse sono i migliori che abbiamo in rosa. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e entusiasmo, tra questi anche tutti gli abbonati straordinari. Allora, come vi stavo dicendo, il grandissimo esperto di mercato estero italiano Fabrizio Romano ha detto che ci sono aperti dei colloqui tra Pau Torres e appunto il suo entourage e la dirigenza bianconera per avere dei sondaggi sul giocatore, che ovviamente in estate potrebbe partire. Non siamo gli unici che si sono fatti avanti, però ecco, anche Sport e Toto Kvitsakis parlano di questa possibilità di vedere Pau Torres in bianconero. Ovviamente siamo ancora al pour parler, siamo ancora all'inizio, alle fasi primordiali, embrionali della trattativa, però farebbe veramente comodo avere un centrale difensivo come lui, dato che comunque ci manca qualcuno là dietro, con il fatto che Bonucci a fine carriera, Gatti ancora in via di miglioramento, in fase di strutturazione, Rugani potrebbe partire, siamo veramente corti là dietro, con Bremer e Danilo e basta, abbiamo finito praticamente i conti. Per quel che riguarda invece Vlahovic, so che alcuni di voi continuano a scrivermi in chat, anche in privato, dicendomi guarda che secondo me Dujan rimane. Ci parlo spesso, parlo con l'entourage, eccetera. Io vi parlo dei rumors, cioè in questo momento, nonostante Vlahovic abbia fatto un gol importantissimo contro il Lecce con quella girata, quella zampata al volo, praticamente di prima intenzione col sinistro, gol bellissimo di un coefficiente anche molto alto di difficoltà, potrebbe partire se arrivasse alla Continassa un'offerta irrinunciabile tra i 60 e i 70 milioni. I club che se lo possono permettere ci sono, e soprattutto vi parlo di Bayern Monaco, United, Newcastle e Chelsea. Questi qua sono i quattro club interessatissimi al giocatore serbo che, ripeto, qualora arrivasse questa grandissima offerta, anche Darko Ristic, il suo procuratore, potrebbe strizzare l'occhiolino a una di queste big, perché, ripetiamolo, Vlahovic non è contento a Torino, non si trova bene, non ha stretto grandi legami di amicizia neanche con Allegri, come sapete benissimo, che ha provato in tutti i modi a stringere un bel rapporto con Vlahovic, facendo anche quegli allenamenti aperti al pubblico con loro due ai piedi nudi, facendo la sfida dei tiri in porta, dei tiri dal calcio d'angolo per fare gol, eccetera. Però evidentemente non è scattata quella scintilla, e quando non scatta quella scintilla con Allegri da subito, tendenzialmente Allegri è uno che tende a scartarti, a meno che non sei un fenomeno, uno che rende benissimo, uno che fa la differenza in campo. Quindi molto probabilmente si troverà un accomodamento per mandare via Vlahovic come sacrificato anche numero uno, se non andiamo in Champions, ricordiamolo, perché tra questioni legate ai tribunali e alla penalizzazione, a una nuova stipendi, eccetera, e la possibilità di non arrivarci neanche a livello sportivo, cioè noi siamo veramente quanto a pochissimi punti, 5 punti dall'Atalanta che è settima, quindi capite anche voi che è un attimo e ritroverarsi assorbito fuori dalla Conference League, perché se l'Atalanta ci batte domenica, cosa che non mi auguro e tocco dappertutto, tocca ferro, però si aprirebbero dei scenari molto pericolosi. E quindi, ripeto, Vlahovic è appeso, aggrappato a queste situazioni qua che sono da chiarire nella maniera più assoluta. Ecco perché vi parlo di questo, sempre con maniera cauta, coi piedi di piombo, senza dire ufficiale, senza dire fatta che Vlahovic vada via, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ecco, questo è quanto. Per quel che riguarda invece Di Maria e Rabiot, come vi dicevo, i loro destini sono intrecciati, perché entrambi, senza la competizione più importante, cioè quella della Champions League, potrebbero dire addio entrambi, perché Di Maria fino a poco tempo fa voleva rimanere, anche considerando che Paredes era comunque quasi destinato ad essere riscattato, e quindi i due amici potevano rimanere tranquillamente anche entrambi alla Continassa. Però adesso, con la sensazione che si è creata, con questo bisticcio che ha avuto anche lui con Allegri, soprattutto dopo l'esclusione col Bologna, con quella famosa finta caviglia malconcia,
le cose sono cambiate. E ripeto, ci doveva essere questo confronto il 19 aprile, quando non sapevamo ancora se si toglievano i punti o no, non c'è stato, perché non siamo ancora sicuri, nonostante 15 punti di dati, non c'è la certezza che non ce ne tolgano altri, non so, 9, 7, quello che è, e non finiamo fuori dal treno della Champions. E quindi tutta questa questione qua si è complicata per entrambi i giocatori, che si guardano attorno, Di Maria al corteggiamento del Barcellona, al corteggiamento del Rosario Central, quindi ha comunque altre zone dove andare e può continuare a giocare ad altri livelli e soprattutto confermarsi anche ad altri livelli nazionale argentina, dove è ancora un capisaldo appunto della Biceleste. Invece Rabiot, come sapete tutti, è un pallino di Allegri, lo vuole assolutamente trattenere, entrambi in realtà, perché sono veramente dei diamanti, però è difficile farlo, perché se non ci sono i presupposti, anche per il francese che ha fatto una stagione meravigliosa, 11 gol all'attivo e il miglior centrocampista per distacco, che ovviamente anche per scelta tecnica a volte o per riposare, Allegri l'ha tenuto fuori, però merita, secondo me, un palcoscenico più alto, a meno che alla Juventus non venga un progetto sportivo con Del Piero, Giuntoli e qualcun altro, non so, Allegri messo come direttore sportivo con Zidane in panchina o Tudor o qualcun altro che abbiamo citato, e allora potrebbe cambiare qualcosa anche dal suo punto di vista. Però capite anche lui, prende 7 milioni e mezzo, la Juve gliene proporrà gli stessi o anche meno, e lo United, il Liverpool, queste squadre qua che sbavano per averlo, potrebbero appunto dargli qualcosa in più. Ripeto, entrambi, e lo dice Sport, che è il portale principale che sta affrontando questo discorso, e Corriere dello Sport, Corriere della Sera, potrebbero decidere di andare via. Quindi appunto speriamo veramente che le questioni legate ai tribunali, alla penalizzazione per la plusvalenza e per i filoni stipendi, che appunto si è diramato in tre tipologie, si risolva tutto, ok? E che magari questa penalizzazione venga annullata, ok? E poi la parola stipendi venga, diventi afflittiva nella prossima stagione. Addirittura ci sono delle possibilità che la faccenda delle plusvalenze diventi afflittiva nella prossima stagione stessa, perché entro il 15 giugno bisogna chiudere i conti. Se non viene a capo appunto neanche la procura e nemmeno la Corte federale, a quel punto veramente i punti potrebbero essere tolti nella prossima stagione, che a me non dispiace, perché c'è tutto il tempo necessario per poter arrivare comunque a vincere lo scudetto. Poi vi lascio con l'ultima chicca, che è questa. Io non vorrei che Allegri fosse stato già allertato di essere cacciato al 30 giugno, però se perdiamo con l'Atalanta e perdiamo col Siviglia, che sono due punti fermi della stagione, uno per essere veramente a rischio di essere cacciati fuori dalla lotta al quarto posto, con un Inter affamata e un Milan che rimane in corsa e anche la Roma, e poi sconfitta con Siviglia, unico obiettivo finale della stagione per entrare in Europa, se certamente a quel punto, ragazzi, la Juve ha tutto il diritto di poterlo cacciare per mancato raggiungimento degli obiettivi e perché bisogna mettere entusiasmo nell'ambiente e magari fare un filetto di vittoria per arrivare al quarto posto, capite? Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie SC, contattatemi via Facebook per essere aggiunti come amici e iscrivetevi al canale Juve World, che ho messo qua sotto nella descrizione. Ciao ragazzi!